Il successo della tenacia, della ricerca del Dipartimento Regionale Agricoltura, dei suoi uomini, dei funzionari e degli ispettori dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, ma soprattutto dei produttori che hanno creduto tanti anni fa a un nuovo vitigno che oggi rappresenta con orgoglio qui al Vinite le sue prime bottiglie e che sono certo farà innamorare i mercati nazionali ed essere un'espressione di come la Sicilia riesce a fare sistema e squadra e lanciare un nuovo prodotto che ha radici lontane e che porta avanti una reliquia come il Vetrarolo. Sì, nel progetto Bivisi, come ad altre misure della programmazione comunitaria, la Regione ha guardato con attenzione per fare sì che i vitigni reliquia e tutte le nostre viticolture autoctone siciliane possano competere sempre di più. Oggi è un grande giorno, è fare squadra, fare sistema, fare quello che la Sicilia sa fare grazie ai produttori, ma consentitemi di dire anche ai grandi professionisti che lavorano al Dipartimento Agricoltura e all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, perché se si raggiungono questi obiettivi è il risultato di una grande squadra, ma soprattutto di chi con grande tenacia e perseveranza ha creduto a questo nuovo vitigno.